2024 si è aperto da pochissimi giorni e noi torniamo a raccontare il Canavese, il territorio in cui viviamo, che offre sempre degli spunti molto interessanti. Nei mesi passati, attraverso i nostri format, abbiamo conosciuto personaggi e associazioni del territorio che si occupano veramente a 360 gradi di tutto e di più, sia nell'ambito dello sport, come nell'ambito della cultura, come nell'ambito della musica, ma anche dell'associazionismo e della solidarietà. Ebbene, in questo caso l'argomento di cui trattiamo oggi, che può sembrare da una parte molto leggero, in realtà ha una base importante e soprattutto alla fine travalica appunto tutti questi, diciamo così, argomenti che abbiamo trattato per arrivare anche al mondo della solidarietà. Parliamo di un argomento particolare, ovvero del mondo del cosplay, ma in particolare di uno dei film iconici degli anni 80, ovvero Ghostbusters. Qua oggi abbiamo con noi un canavesano che ci racconterà cosa c'è dietro i famosi cacciatori di fantasmi americani che sono arrivati anche in Italia, tra virgolette, attraverso il club dei Ghostbuster d'Italia di cui fa parte. Fabio Cucciari, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Piacere di essere qua a parlare di questa fantastica associazione e anche di quest'hobby, perché comunque alla fine è questo che fa di tutto. Beh, questo è fondamentale, partire con un hobby che si è sviluppato, è diventato qualcosa di importante. E, raccontaci un attimino, da cosa nasce questa passione per i Ghostbusters? Beh, guarda, essendo degli anni 70, per me il film Ghostbuster è un cult movie, quindi Certo. da sempre appassionato di questo. Pochi anni fa, spulciando su internet, ho visto che esisteva un'associazione italiana, appunto Ghostbuster Italia, mi sono informato e ho detto: ma perché non iscrivi? Ho visto che facevano tante cose e mi sono iscritto. Da lì ho coinvolto anche naturalmente mio figlio di 11 anni, Francesco, che anche lui è dotato di Tra l'altro, tutto. effettivamente tu oggi qua ci hai portato non solo sei vestito con la tuta ufficiale che ricorda in tutto per tutto. Certo, questa è la tuta ufficiale con il logo ufficiale, quindi proprio riconosciuto, Bellissimo. e poi appunto il logo di Ghostbuster Italia, di cui faccio parte e ne sono veramente fiero, perché è una grande famiglia da cui puoi prendere tanti spunti. Anzi, grazie a questa passione ho comunque potuto conoscere varie persone con la mia Certo. stessa passione, appunto. E posso soltanto citarne quattro perché sono Ma veramente quattro assolutamente. amici: sono Antonella, Riccardo, Giulia e Marco, con cui ci siamo conosciuti per caso, siamo diventati amici, abbiamo iniziato a frequentare alcuni eventi insieme, scattato molte fotografie, perché credimi che non ti immagini quanto tu venga accolto quasi come un idolo. Quindi ti Certo. fermo, ti chiedo: possiamo fare una fotografia? Ma non solo gli adulti, ma i bambini. A me piace questa cosa Nonostante, come dicevi, il film effettivamente sì, diciamo degli così, anni è 80. datato. È datato, però vedi i bambini che sono appassionati, molto probabilmente i genitori, come ho fatto io con mio figlio, Certo. hanno fatto vedere il film, eccetera. Le hanno coinvolti, Quindi i certo. bambini li vedi proprio appassionati, poi poterli mettere in mano, fargli Infatti. provare qualche oggetto di scena, loro sono Bellissimo, tra l'altro, contentissimi. perché ci hai portato di tutto, da la riproduzione del fucile che viene Esatto, questo è un utilizzato. fucile protonico, poi abbiamo gli ecto-google, che sono dei visori notturni per vedere le Certo. entità. Poi abbiamo sotto la trappola, che tutti Beh, conoscono, quella è qualcosa di eccezionale. manca lo zaino, ma prima o poi arriverà. È un sogno di tutti noi. Io ho avuto la fortuna di provarlo, perché comunque altre persone che ce l'hanno, ce ne sono tanti in Italia che ce l'hanno, e me l'hanno fatto provare anche il mio figlio ed è stato fantastico. Noi abbiamo iniziato così, con mio figlio. Prima si comprano i giochi marchiati Ghostbuster, Certo. quindi la caserma dei Playmobil, la prima Ectomobile. Poi qualche altro modellino e poi, vabbè, l'icona, la Ecto fatta di Lego, 40 centimetri di pura emozione, credimi, è fantastico. Io ieri l'ho spolverata, l'ho messa lì, è bellissimo. Senti, una passione che appunto vi ha portato a entrare in questo mondo del cosplay. Sì. Cosplay che prima telecamera spenti, dicevamo, sembra quasi all'inizio, i primi tempi erano visto un po' con un fumo negli occhi, no? Ah, questi qua di matti che si vestono in maniera particolare, perché poi in realtà è un mondo straordinario, perché dietro si è sempre più allargato, gli eventi sono tantissimi. Certo. Ricordiamo che anche Lucca Comics, che è uno dei Gli momenti iconici. iconici in Italia, alla fine ha aperto talmente tanto che oggi è diventato quasi, più che la fiera del fumetto, è diventato quasi più un momento dove veramente tutto ciò che è cosplay. Però raccontaci che cos'è il cosplay, diciamo così, quali sono le basi fondamentali
per essere, diciamo così, all'interno di questo mondo e essere anche presi in considerazione, perché è vero che uno dice, vabbè, il vedere come sei vestito, gli oggetti di scena che comunque portate, sono veramente molto particolari, c'è una ricerca enorme. Sì, certo, allora vabbè, tutto nasce dalla passione, quindi come sì, tu, certo. Ogni cosa, se tu hai la passione, ti guardi il film, inizi a vedere magari un dettaglio che ti piace, ricostruiti, non so, a casa le ampolle con le entità paranormali dentro. Quindi c'è tutta una ricerca. Poi naturalmente ci sono siti specializzati dove poi tu puoi comprare le cose. Ad esempio io questo l'ho comprato, però Yekkyburgo è un giocattolo riadattato, io ci ho messo le luci, l'ho colorato, l'ho fatto diventare qualcosa di un po' più importante. Certo. Naturalmente all'interno delle associazioni, a Torino ce ne sono, cioè l'associazione Ghostbusters Italia è composta da vari distaccamenti, okay. Quindi c'è, non so, quella della Lombarda, quella del Friuli Venezia Giulia, quella toscana e naturalmente quella piemontese di cui faccio parte. Tu sei uno dei componenti. Esatto. E ci sono delle persone che comunque ricostruiscono proprio gli oggetti di scena, ma basandosi proprio su magari sul frame del film, quindi viene a guardare la lucina che si accende in un certo modo, il cavo che deve passare in un altro modo. È un passatempo, ma anche un lavoro, perché comunque per costruire un oggetto simile si fanno i stampi in resina, ad esempio il zaino protonico, c'è tutto un lavoro, tutta l'elettronica, l'elettronica comandata dal fucile, quindi diventa anche una cosa molto importante. Ah, bisogna avere una certa preparazione. Sì, io ci ho provato su far qualcosa, lo zaino diventa troppo impegnativo, infatti io sono diventato famoso in alcune fiere perché giro col cartello, per lo zaino protonico ci sto lavorando e ce l'ho attaccato con lo zaino normalissimo. Questo è bello, però appunto il fatto di poter partecipare a delle fiere, a degli eventi, ma anche piccoli, cioè qua nei dintorni c'era il San Giorgio Brick Expo, che c'era comunque un evento simile, anche Caluso, poche settimane dopo, comunque ti fa entrare in relazione con tante altre persone con la tua passione. Certo, poi si incuriosiscono. Si incuriosiscono, appunto. Gli adulti si bloccano quasi perché vedono un'icona della loro infanzia. Certo. I bambini, come abbiamo detto prima, si lanciano e poi quando gli dai in mano gli oggetti, li fai provare, loro sono contenti, rimangono persino estasiati, no, da vedere che esistono veramente gli acchiappafantasmi. Ma a me è successa una cosa durante una fiera. Raccontaci. Si è avvicinato un signore e mi ha detto, anche voi acchiappafantasmi? Ho detto, sì. L'abbiamo presa come gioco, no? Certo. No, ma io lo sono veramente, dovete coltivare questo perché se ce l'avete già nel DNA magari qualcosa trovate. Noi, ma possiamo crederci, come non crederci, però alla fine è stato divertente come cosa. Quindi, niente. Diciamo che vi è dato l'input eventualmente per allargare gli orizzonti e un giorno mettervi, ci sono trasmissioni, ci sono effettivamente i gruppi che vanno a ricerca. Sì, certo. Sono, diciamo, un po' particolari, bisogna anche stare dietro a situazioni anche, diciamo, di leggende e tutto il resto. Bisogna non sono sicuro di poter catturare qualcosa con questi oggetti, però dovesse capitare. Ho qualche dubbio, però facciamo volentieri. Senti, appunto, dicevamo, questo mondo che si è ampliato, è diventato molto più grande, sì. Tra l'altro, sempre a telecamera spenti, raccontavi che a livello di oggettistica addirittura c'è chi ha ricreato i mezzi, sì. E addirittura mi raccontavi che a Milano, in occasione della fiera, è stato rifatto addirittura il laboratorio. Esatto, il laboratorio e anche la caserma. Si vede in un'immagine che forse scorrerà alle nostre spalle, in una delle tante c'è questa ultima location del Milano, di Milano Comics, che è stata una cosa, chi è potuto andare... È stata fantastica. Io era il periodo natalizio, quindi non sono riuscito a organizzarmi, ma conterò di andare adesso a Torino, che sarà marzo-aprile, di nuovo ci sarà il Torino Comics, quindi anzi ne approfitto per invitarti, mi hanno detto se volete passare una giornata in stand con noi per vedere cosa si fa, si potrebbe fare. Molto interessante, assolutamente. Diciamo appunto, grande ricerca, divertimento, un gruppo di persone, di appassionati che appassionano allo stesso tempo. Però non solo, perché voi avete anche una massima attenzione a tutto quello, e l'ho detto anche all'inizio della presentazione, di ciò che riguarda anche quotidiano. E quindi voi raccogliete anche fondi attraverso le vostre uscite per la solidarietà. Questo è importante. Poi, allora, Ghostbusters Italia appunto è nata nel 2014 ed è un'associazione senza scopo di lucro. Quindi 10 anni quest'anno, un compleanno speciale. E quindi poi ci saranno anche altri eventi.
Però naturalmente, essendo associato anche alla Ghost Corp, che è tutto quello che gestisce il marchio Ghostbuster, quindi okay. Perché c'è un franchising dietro, certo, naturalmente. Sì, sì. Quindi la Sony, Ghost Corp, Ghostbuster Italia fanno sì che comunque il marchio Ghostbuster non venga utilizzato nel modo, inappropriato, diciamo. Ci sono alcuni nostri distaccamenti che, grazie alla volontà e alla caparbietà, vanno magari negli ospedali pediatrici a portare un sorriso anche ai bambini che non possono. È stato fatto gli altri anni in ospedali del Milanese. Io sto puntando per arrivare alla Regina Margherita, perché ho delle conoscenze che servono sempre a far quello, e quindi magari portare una giornata di divertimento, farci vedere al posto dei supereroi che già ci sono, vediamo Spider-Man, Batman, quando c'è il raduno dei Babbi Natale, magari portare qualcosa di differente e dare un sorriso ai bambini che non possono permettersi. È bello anche questo, perché alla fine dei conti, ripeto, dietro c'è chi si diverte. Questa allegria, questo momento di divertimento, alla fine può allietare un pochettino chi sta vivendo situazioni decisamente più complicate. Un sorriso lo si strappa sempre volentieri e fa piacere, sia per voi che per loro. Esatto, invece il gruppo toscano, esattamente di Firenze, ha creato proprio un film che è uscito nei cinema, una visione privata naturalmente, però con ricavato compreranno dei macchinari per uso pediatrico, quindi anche questo è un input per tesserarsi. Noi siamo un'associazione, si paga una tessera annuale, per carità, però non implica nessun coinvolgimento particolare. Ti arriva la tua tesserina a casa, ti arriva la toppa, fa anche piacere. Io quest'anno ho tesserato per la prima volta mio figlio e lui è contento della sua, la sua tessera col suo nome sopra. Lui si chiama Francesco, in arte Franci, io sono Zubaben per altri motivi, va bene. Poi anche questo, ognuno può pensare di mettere il proprio nome oppure utilizzare il nome dei film, quindi ci sono tante cose all'interno. È un mondo in espansione. È un mondo in espansione, ma ci sono tanti ragazzi che si avvicinano e tanti adulti. Io ti dico, subito l'ho presa un po' come una carnevalata, ho detto ma vestirsi così non è che mi piacesse molto. Poi invece ho notato che alla fine mi piace, mi sento a mio agio, anzi quando sono dentro la jumpsuit, che è comunque il nome tecnico della tuta, mi sento a mio agio, mi piace andare in giro, mi piace parlare con la gente, della passione, perché poi si parlano dei film, quello che ti è piaciuto di più, quello che ti è piaciuto di meno. Sappiamo tutti che ci sono stati anche film al femminile, però non vengono molto riconosciuti. Diciamo che quelli originali sono i primi due l'ultimo che era Afterlife. A proposito, il 28 marzo uscirà l'ultimo episodio. Quindi dobbiamo già aspettarci, siete già in fibrillazione. Sì, perché comunque uscirà nelle sale e... come per Afterlife, molto probabilmente ci saranno delle attività all'interno dei cinema. Io spero di portare qualcosa qui in Canavese, quindi non so, ai cinema che conosciamo normalmente, sarebbe bello portare un piccolo gruppo di Ghostbuster alla presentazione, per fare anche delle foto, per far tutto. È cambiata un po' la divisa in quello nuovo, non è più questo colore qua, ma è un colore rosso, perché è ambientato in un ambiente ghiacciato, infatti si chiamerà Frozen Empire, e quindi avranno delle divise particolari, anche gli oggetti sono cambiati un pochettino, qualche chicca differente, che già i nostri costruttori hanno messo sotto, anche il logo è cambiato leggermente su sfondo nero, quindi è cambiato un po' di cose. Però diciamo che l'iconica è questa, la tuta è questa, quindi la porteremo in giro. Quindi fieri. Dobbiamo aspettarci un 2024 in cui Ghostbuster Italia sarà alle prese appunto con i suoi compleanno, con l'uscita di un nuovo film, e con eventi che sicuramente amplieranno anche l'orizzonte, non solo di chi partecipa, ma anche di chi vi conosce. Certo, anzi, noi speriamo proprio, appunto, essendo un'associazione, l'iscrizione è libera, poi, come detto prima, non implica niente. Se un anno ti vuoi iscrivere, non è che devi fare un corso o un esame di paranormale per essere iscritto, però fa piacere essere iscritto, una grande famiglia, si ricevono delle mail aggiornate su nuove uscite anche di oggetti. Ad esempio è stato lanciato un crowdfunding per la costruzione della trappola col pedale, quindi e anche il PKE, che oggi non l'ho portato, e che quello perché ha le due alette che si aprono per rilevare l'entità. È stata lanciata il crowdfunding a novembre, durava 40 giorni, nel giro di 40 giorni sono stati 20.000 adesioni. E diciamo che io l'aspetto volentieri a dicembre 2024, aspetto volentieri il mio pezzo a casa. Entro un attimo invece in Fabio.
Dimmi. Ecco Fabio, tu comunque quanto è importante anche il mondo del cinema comunque nella vita di Fabio? abbastanza, avendo la fortuna di collaborare con Andri Verga della Master Black, il cinema è diventato una passione e stare sul set a me piace tantissimo, quindi tutto quello che c'è dietro le quinte, infatti è stranissimo essere al di qua delle telecamere per me. C'è sempre la prima volta. Sì, io ho un passato anche di attore di teatro, quindi qualcosa so fare, però il fatto di essere davanti a una telecamera oggi un po' mi ha emozionato, infatti stamattina ho detto ma devo proprio andare, vado, con un sospiro e vado, però no, per carità, con Andy abbiamo fatto tante cose, e si continueranno a fare. Certo, gli anni del Covid sono stati un po' pesanti per tutti, certo, perché anche quelle idee che avevi nel cassetto tante sono rimaste lì, adesso bisogna un po' recuperare quello che c'è dietro, ma qualcosa c'è, stiamo lavorando su work in progress, sì, su delle cose che ci hanno chiesto, di cose vecchie, e sempre a che fare più o meno con i fantasmi, più che fantasmi streghi, diciamo così. Fantasmi in questo caso del Canavese? Fantasmi del Canavese. Abbiamo una tradizione di masche, sì. di leggende. Infatti noi parleremo di masche, stiamo lavorando su un grosso progetto, su quello. Leggende, il territorio canavesano. Ecco, ti chiedo ancora questa cosa, stiamo arrivando verso la fine di questa intervista, questa chiacchierata. Ecco, tu che vivi comunque il territorio canavesano, che lo conosci, sì? Tutto il resto. Ecco, quanto anche in base a quello che è l'esperienza fatta con il mondo del cosplay, del Ghostbusters Club italiano e tutto il resto. Quanto questo territorio può aprirsi e ha bisogno di aprirsi anche a eventi, iniziative simpatiche e fresche come quelle che stai vivendo attraverso questo mondo? Guarda, non è facile perché sai che i canavesani sono un po' di testa dura, siamo compreso. Dobbiamo ancora un po' aprirci sotto questo punto. Dobbiamo appunto aprire un po' e perdere lo stereotipo che sia una cosa carnevalesca e da bambini. Perché comunque in realtà io ho 48 anni e mi vesto così, sono fiero di andarci in giro, e quando vedo mio figlio che è contento di avere il papà vestito così, per me vuol dire tutto. Beh, mi permetto di interrompere dicendo, appunto, prima hai detto, ti sembra quasi carnevalesco, carnascialesco, in realtà dietro la ricerca, lo studio e tutto quello che c'è, non è solo, c'è una preparazione enorme, certo. Non che, attenzione, nei carri di carnevale c'è una grande preparazione, sì, però sì, è sì. Più legato al fatto di, sai, ok, costruisci l'icona, si va a ballare, eccetera, si fa festa, dietro invece vedo che proprio voi c'è una ricerca continua, sì. Non è una cosa che fatta una volta la metti lì, continua a evolversi, ma come ho detto prima, gli occhiali all'inizio erano dei semplici occhiali, poi sono diventati con le luci a LED dentro, poi la colorazione per renderli un po' usurati dal punto del tempo. Ci sono tante cose che comunque migliorano. E poi il fatto che appunto questi nuovi film che escono ti danno anche la forza e la spinta per fare qualcosa di più, di innovativo. Certo. A me piacerebbe molto portare la Ectomobile qua in Piemonte. Mi dicevi che è una macchina di piccolina. Di 9 metri, quindi avevamo un po' di problema a farla passare. Poi non aveva il motore, ma adesso la stanno attrezzando col motore. Certo, comunque fargli fare 6 ore di macchina, perché diventerebbe un po', essendo un motore americano originale, certo, sarebbe anche oneroso per farla arrivare qua. Però in qualche modo i ragazzi del Toscani, ad esempio, hanno fatto la Renault 5. Che è più piccolina, e certo, ci sta. Più iconica per anche noi italiani. Sì, sì, poi a Piacenza c'è la 126, che ho avuto la fortuna di sedermi sopra, è bellissimo, simpatico, proprio le luci e tutto. Anche quella si potrebbe pensare di portarla, sono macchinine un po' più piccoline e fanno sempre il loro effetto, perché poi il suono che tutti conosciamo è l'originale. Sì, sì, sì. Però quando la vedi viene presa in da ridere perché la vedi in miniatura. Sì, beh, effettivamente tenendo conto dei 9 metri della macchina originale a 3 metri, quanto è il 126, sì, alla fine però appunto il suono della sirena, sì, i lampeggianti, tu anche solo la vedi, la senti da lontano, ci arriva, poi la vedi arrivare, ti viene il sorriso, per carità, però è bello vederla. No, è bello perché appunto anche, ritornando un attimino, ti rubo solo un secondo, all'associazione il presidente Massimo è aperto a tutti, cioè io anche per venire qua, ad esempio le fotografie che stanno scorrendo dietro, me le ha fornite lui, io l'ho chiesto comunque il permesso, perché un'associazione, mi andrebbe di fare una video intervista per raccontando una cosa locale, però comunque che ha una bella visibilità, guarda, lui è stato contentissimo ed è lui appunto che mi ha detto
invitali un giorno in stand con noi e vediamo cosa si può fare. Bene, allora a questo punto siamo arrivati in conclusione, diciamo 2024, il film. Il film. La presenza sicuramente, beh, Torino Comics che diceva, certo, che è a due passi, poi si gioca in casa perché essendo voi due, sì, sì, sì. Oltre a queste ci sono altri progetti o altre iniziative a cui parteciperete? Al momento già non definite, già. Però ogni tre settimane arriva una fanzine ai soci, quindi comunque tutte le associazioni, tutti i gruppi, cioè ad esempio non c'è niente qua, però in Friuli c'è un grosso evento tipo il Torino Comics, certo. Naturalmente siamo stati invitati. Uno si riuscisse a organizzare, va. Certo, non è dietro l'angolo, però uno. Ma anche in tutta Italia comunque ci sono eventi, anche Roma, anche in Sicilia, perché gli distaccamenti ce ne sono proprio in tutta Italia, ma anche la Valle d'Aosta, ma li associamo con il Vabbè, ma dai, alla fine dei conti sono i due passi, sì. Non so, diciamo che io forse sono il più nordico come Ghostbuster, perché sopra di me non conosco nessuno, quindi dalla Valle d'Aosta in su, quindi diciamo che sono l'ultimo dei Ghostbuster piemontesi. Diciamo che sei il baluardo nell'Italia dell'Ovest. Esatto. Il gruppo. Beh, sperando naturalmente che questo gruppo si ampli sempre più, perché alla fine dei conti, dicevamo all'inizio, c'è il divertimento, c'è la voglia di stare insieme, si conosce tante persone, si vivono dei momenti di allegria, si fa del bene. Direi che a questo punto è veramente Poi guarda, anche con le persone che ho citato prima, ci siamo incontrati per Natale, ma non vestiti a Ghostbuster. Sì, c'era una giornata ai mercatini di Natale, tutti assieme, abbiamo mangiato assieme, è stata proprio una giornata. E adesso ci organizziamo per Novegro, che è a fine gennaio, c'è un evento. E già stamattina sulle chat, allora chi c'è, chi viene il sabato, chi viene la domenica, comunque ci si cerca di organizzare, perché poi non importa essere in tanti, l'importante è divertirsi, certo, e farlo con semplicità, e noi lo facciamo per quello. Quindi. Poi è anche bello che coinvolgete i giovani, perché al di là di dire e di trasmettere un qualcosa che è una passione ed è sempre bello, ma anche se mi permetti, tu hai sottolineato prima quanto sia stato complicato il periodo del Covid, e oggi credo che anche attraverso questi momenti dove c'è il coinvolgimento dei grandi, dei piccini, di tutte le età, e di riportare la gente anche un po' fuori da quello che è l'ambiente solito e quello, certo, dove siamo stati costretti a restare per ovvi motivi, questo possa essere importante. Diciamo così, è anche un modo per tornare a vivere finalmente con la massima serenità e tranquillità che credo sia. Certo, è un modo sicuramente per fare appunto, per stare insieme, certo, in compagnia. E poi appunto si parla di tutto e di più, da John, il vecchietto, il bambino che ti guarda un po' impaurito, poi le fai vedere che dentro la trappola effettivamente non c'è ancora nulla, però è tutto divertente, il mondo ci si diverte così ed è giusto che sia così, anzi andiamo avanti perché il mondo ha bisogno di questo, di divertimento e di cose semplici, perché alla fine cose semplici. Sì, anche un po' di socialità attraverso qualcosa di leggero serve, se no tutta la pesantezza che purtroppo viviamo nel quotidiano non fa sempre così bene. Fabio, io ti ringrazio, grazie a lupo per tutto, buon divertimento, buon ampliamento di quello che è l'armamentario del Ghostbuster, e allora ci vediamo, ci sentiamo prossimamente, perché sicuramente questo mondo ci piacerebbe anche conoscerlo ancora più da vicino, e tramite te sicuramente abbiamo aperto una piccola porta e sarà un modo per ampliare anche, certo, le conoscenze di chi ci segue. Come dicevano i Ghostbuster, siamo pronti a credere in voi. Grazie Fabio, grazie a te, grazie a voi tutti. Alla prossima, grazie mille.